Argentini con Alessandra Vagliano e il Corriere di Malta Food. Oggi facciamo una ricetta semplice, perché tutte le ricette di Alessandra Vagliano sono semplici, ma come tutte le ricette semplici c'è sempre qualche insidia. Allora, prepariamo i cookies americani e facciamo questa ricetta insieme, perché la prima volta che ho preparato i cookies, l'omino dietro la telecamera ride perché ha partecipato alla mia assolutamente struggente situazione dei cookies appena sfornati, perché ci sono due procedimenti particolari da seguire con attenzione. Ripeto, la ricetta è veramente semplicissima, però bisogna prestare attenzione a due procedimenti. Il primo: se in una ricetta c'è scritto che bisogna utilizzare la spatola o la frusta a mano, bisogna dare retta. Perché? Quando ho letto la prima volta la ricetta dei cookies americani originale, ho letto ovviamente che bisognava amalgamare il burro con lo zucchero. Ho ben pensato di farlo con le fruste elettriche. No, non lo fate mai. Per quale motivo? Perché la velocità della frusta elettrica fa sì che il burro si sfilacci e non dà la possibilità poi al resto degli ingredienti di amalgamarsi. Per cui utilizziamo assolutamente la frusta a mano. Poi continueremo con il procedimento. Altra cosa fondamentale che dovete sapere dei cookies è che bisogna distanziarli tantissimo l'uno dall'altro, per cui tirate fuori tutto quello che avete a disposizione da poter infornare, perché c'è bisogno veramente, perché altrimenti verrebbe una ciambella buonissima sicuramente, però i cookies sono dei biscotti, per cui bisogna avere la giusta distanza sui vassoi. Bene, passiamo agli ingredienti. Prego. Abbiamo 125 grammi di burro, 250 di farina, 100 di zucchero bianco, 75 di zucchero di canna, un uovo, un cucchiaino di estratto di vaniglia, mezzo cucchiaino di bicarbonato, un pizzico di sale. Io oggi voglio fare due varianti differenti, per cui gocce di cioccolato, 100 grammi più o meno. Se li volete più cioccolatosi, aggiungete man mano, questo poi ve ne accorgete durante la lavorazione, e un cucchiaio di burro di arachidi e noccioline salate. Passiamo al procedimento. Io licenzio il mio cameraman, che mi stoppa quando non mi deve stoppare. Allora, procediamo, inseriamo il burro, eccolo, ben ammorbidito, quindi ricordatevi di tirarlo fuori dal frigorifero almeno mezz'ora prima, e aggiungiamo zucchero di canna e zucchero bianco un po' alla volta e iniziamo ad amalgamare. Deve venire una crema, per cui dovete avere tanta pazienza. Ecco come deve venire una crema. Ora che cosa facciamo? Aggiungiamo l'uovo, continuiamo, girare. Continuate a mescolare, lasciate un attimo in pausa e aggiungete il pizzico di sale alla farina, il bicarbonato e aggiungiamo un po' alla volta, continuando ad amalgamare. Perfetto. Ultima cosa da fare, aggiungiamo l'estratto di vaniglia, diamo un'ultima girata e iniziamo a separare l'impasto. Bene, io ho scelto il burro d'arachidi, come vi dicevo,
con degli arachidi salati e le gocce di cioccolato. In realtà voi potete scegliere qualsiasi cosa di vostro gradimento, dell'uva passa, quello che più desiderate. Diciamo che quelle con le gocce di cioccolato ovviamente sono quelli che amano i bambini. Ecco qua, separato. Ovviamente la prima cosa che bisogna fare nel momento in cui decidiamo di preparare un dolce qual è? Vediamo. Signor cameraman, non mi rispondi? Non mi risponde, non mi risponderà mai, pazienza, ve lo dico io. Accendiamo il forno, 160 gradi, la cottura dei cookies è più o meno di 10-12 minuti, si devono diventare colorati più di quello che è realmente già il colore prima di infornarli. Diamo una girata, una mescolata per bene e poi procediamo per infornarli. Le nostre due preparazioni sono pronte. E un consiglio, ovviamente se è già presente in casa bene, altrimenti vi potete aiutare assolutamente con un cucchiaio, però la giusta dose per ogni cookie è il cucchiaio da gelato. Vi faccio vedere, è anche più semplice poi da posizionarlo all'interno della teglia. Ricordate la distanza, questa è la giusta dose. Distanza, ovviamente anch'io farò due infornate. Un'altra cosa importantissima, deve rimanere una pallina, non dovete assolutamente schiacciarlo perché poi in automatico, come lo infornerete, lo farà da solo. Inforniamo a 160 gradi 10-12 minuti, ci vediamo tra 10 minuti. Perfetti, i nostri cookies sono pronti. Ricordate sempre, dopo averli sfornati, devono riposare almeno 10-12 minuti. Vi sembrerà, quando li tirerete fuori dal forno, che siano ancora crudi. Non superate mai 12 minuti, perché altrimenti si cuoce troppo. Invece, una volta estratto dal forno, continuerà leggermente a cuocersi. Ecco i nostri cookies, finiamo di impiattarli. Devo sbrigarmi perché le bambine hanno sentito l'odore, per cui non reggono più di un altro minutino. Cookies. Io adoro mangiarli con una buona e calda tazza di caffè americano e spero di avervi fatto compagnia anche questa domenica. Vi mando un grandissimo abbraccio da Casa Vaiaro, alla prossima domenica!